pure le banane. C'è uno spifferatore pazzo qua. Ho sentito uno spifferamento. E c'è la casa della. Della witch. Della witch. Ci andiamo. Scopriamo un po' la witch che dice. C'ha anche. Guarda quanto cazzaro la va a scatti quando. C'ha un albero dentro casa. Sembra figo. Aspetta un po'. Andiamo a vedere con questi tre FPS. Eccola qua. Beh, non è che insomma la casa lascia proprio intuire un teschio volante. E allora ce l'aveva veramente a casa, l'aveva fatta sparire davvero la tizia. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come. Un altro morso e sbocco tutto. Ma non altro non c'hai la bocca di questa che pazziva. No. Insomma, vuole che mangi il pasticcio di fango. Più carina di tutte. Dobbiamo farle portarle delle grandi scuse. Che facciamo? Forse la 2. Non ti chiediamo scusa, sì. Strega. Mi piacciono quelli sboccati addirittura. Ci divertiremo. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Mangia, la vuole tipo fare la classica storia che fanno tutte le streghe, se la tiene e poi quando lei è troppo vecchia scambia, ammazza la ragazza e la possiede, no? Come su Dragon Age Origins, la madre di mi ricordo come cazzo si chiamava. Dovrei dire giocare Dragon Age Origins, che è eccezionale quel gioco. Origins. Non sembra che la ragazza stia piacendo molto la scena. Keep your own little nose in your own little dish, Petal. I don't like busy bodies. Ci ha detto. Besides, you have bigger problems. Abbiamo problemi più grandi, quindi sembra che lei ne sappia qualcosa. Swimming in your brain juice is a bit of an inconvenience, isn't it? Cosa ne sai? Vediamo un po'. Cosa ne sai? Cosa ne sai del tadpole? Vediamo un po'. Ah, quindi puzziamo di Mind Flayer noi. I can tell you're almost done cooking. You know you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Secondo te questa c'ha le capacità per farlo, per levarci il tadpole dal cervello? Io comincio a pensare che ci vogliano soltanto fregare tutti. Esatto. Quanto vale che ce lo teniamo a sto punto? Capito? Diventeremo Mind Flayer. Cioè, comunque c'hai i lati positivi, no? Quindi. Che le diciamo? La prima? O la prima o la seconda? Sì, diciamole la prima. Vediamo come reagisce. Che sì. Conosciamo un devil che ci ha offerto di levarlo. A devil? Spare me. Blathering windbags in love with the dice che sono cazzari, che sono innamorati della loro stessa voce. Ok, quindi lei è quella. È la migliore. Ci dà la migliore offerta e in più ci permette di tenerci l'anima. Vabbè, depends on the price, l'avevamo detto prima. Dipende dal prezzo. Removing a parasite is no small feat. Ok. But I like you, Petal. So I'll only ask. Adesso ci dirà tipo mi lasciate in pace con la ragazza? No. One of your pretty little peepers. I'll pluck it from your head. Kiss it for luck. Then back in it goes. Won't take but a moment. That is my price. Nothing what? More, nothing less. In che senso i peepers? Scusa, che cazzo intendo? Vuole un occhio. No, vuole però sì. E che fa? Ci vuole dare un bacetto e poi lo rimette al posto suo, quindi vuole tipo usare uno dei nostri occhi per vedere. Per vedere tutto. Qualcosa vuole fare. È molto interesting. È curioso perché alla fine. Cazzo, non lo so. Cioè. L'abbiamo salvato, no? Tanto.
Sì. Potremmo anche esplorare l'opzione. Vediamo, le diciamola uno, perché vuoi il mio occhio? Così almeno cerchiamo di capire pure. Vediamo, vediamo. Infatti, cioè, questi sono cazzi miei. Petaluccia caruina, cucciosina. Chiediamo se lo sai, se la sì. Verrà danneggiata. A touch, but sure you have two eyes in your skull, don't you? No need to be precious. A touch quanto? Tipo sono blinded per sempre. Perma blinded, tiro le accettate a tutti. Facciamo, dai, deal, ci proviamo. Vai, vai. Affare fatto. Ovviamente chiunque disapprova. Le servono, mi serve di tirare fuori le mie vere unghie. Adesso minchia succedono cose. Se abbiamo fatto la scelta giusta, si sta modificando. Tacci tua. Much better. Quindi era una strega. Era una hag. Sì, quindi i tizi e i fratelli avevano ragione, sei una strega. Sa che quella era la, cioè, la tizia era di volare. Eh sì. Not many get to see a hag in all her glory. Consider non fare quick save, buttiamoci. Now choose. Which eye will it be? Right. Quale occhio, sinistro o destro? Farà la differenza? Non lo so. Possiamo ancora redimerci. Ah. È una scelta difficile. Sì. Allora, sto davanti al PC adesso. Io sto provando a vedere quale occhio darei via io. Io non ci vedo una pera praticamente. Mi manca un grado e basta, mi sembra. Se chiudo un occhio ne perdo 18. Però col destro ci vedo leggermente peggio. Quindi gli darei il destro. La Zell non le piace il fatto che fosse il destro. Penso mi piace il fatto che sia Potrebbe pizzicare, direi che pizzica che sì, ci sta per cavare un occhio. Oh mammina! Oh! Ah, ok, c'è una permanent condition adesso. Eh sì! Eh sì! Ma gli devo dare un bacetto? Eh sì, è un bacetto, però adesso non puoi fare critical hits e disadvantage sui perception checks. Il non poter fare crit è male, infatti non so se prenderà la stessa cosa o meno, perché io ovviamente dovrei, mi sa che ancora ci devo parlare io. Non mi ha fatto nulla. Absolutely still. I've removed one of these buggers before, but it's a touch tricky. Quindi deve ancora rimuoverlo. E dice di stare fermi. Ah, la sta trascinando verso la nostra orecchia. Questo è il nostro orecchio. Non c'è riuscita. Netheris? Non lo tocco? Netheris? Cos'è Netheris? Amica Hag, la tua vita è appesa. È appesa veramente al filo. Al filo di un non lo so, fatto proprio quelli da 0-1 per i pesciolini piccoli. Ah, quindi il parassita c'ha qualcosa di particolare, però non ce lo vuole dire. Che vuol dire? In che senso qualcuno ha trafficato col... Ah. Sei un'anima morta che cammina, non posso aiutarti. E a proposito dell'occhio, amica mia? Io ho fatto la mia parte dell'accordo. Senti, zia, adesso a questa gli taglio le gambe io. Quindi non mi servi a nulla adesso, amica mia.
No, mi sa che... devo parlare tra me e te. Io vado a tagliare le gambe alla tizia, comunque. Ah, quindi questo complica le cose. Due, quindi abbiamo un verme che modificato intorno al cervello. Sì, bad news, bad news. Che facciamo con questa schifa di Hag? Andiamo. E io adesso non posso più fare critici. Sì. Paid the price, eccolo qua. Sì. No, vabbè, rip. Vabbè, però ci può stare, dai, su. Amici. Bisogna pure mantenerle le cose. Questa è roba buona. Io gli rubo tutto a questa, ma che me frega. Scusa, parliamo un attimo con la strega, vediamo che dice. Sono di nuovo appesantito, maledizione. Che la strega, neanche la vedo. Sono mega appesantito, però. Mannaggia la miseria. Dobbiamo trovare un venditore di qualsiasi cosa, che sto tutto sfondato qua. C'è pure una scala per salire. Ma infatti rubamogli tutto a questo. Poi scusa, c'è la cosa della ragazza. Perché non sappiamo più dove sta. Che fine ha fatto chiunque? Bella domanda. Io accendo i fuochi. Perché li avevo spenti? C'è roba qua. Nice. Che cazzo, non posso più fare i critici. Però è fatto bene, giusto così alla fine. E non bisogna fare scam loading che carichi e lo rifai, se no che gusto c'è. Certo, però cosa colpo? Manco te l'ha levato il tappolo alla fine. No. No, perché si è schifata, ha detto io questa roba non la tocco, questa è zella. Quindi ha solo tolto. Da solo tolto. No, che Tusky. Vuole questa? Tusky, vaffanculo. Mannaggia la pupazza. Si chiama la casa del tè, questa qua. C'è un'uscita da questa parte. Vabbè, questa porta pensa di fermarmi. Ecco qua. Usciamo da qua, vediamo che succede. Oh. C'è una barriera arcana che è bruttissima. È tipo un cubo. Guarda, Frux, che c'è sotto sto cubo? Here lies Connor, beloved husband, and a tasty little morsel to boot. Connor qua c'è. Questa è la tomba di un tale Connor. Però c'è questa. Mi ha fatto dei danni questa baujeva energetica. E questo tocca. Hands off, Petal. Sì, gli tiro una botta. 8 turni di svantaggio dei wisdom check, cioè. No, mai vero. Questa qua dobbiamo segare la witchettona, la hag, per rimediarla, per sistemarla, sicuro. Che mi chiedo dove minchia sia andata. Mo vaghiamo un po' ovunque, vediamo. A meno che non sia qualcosa sotterraneo là. Voglio assolutamente staccarle la testa io. Qua, dici? No, dentro la tea house. Non è che c'è qualcosa sotterraneo che non abbiamo visto. Ah, può essere, può essere. Perché tanto qui non c'è. Vediamo niente. Sta spiaggetta qua, che magari c'è qualcosa da dissotterrare. Tanto mi sa finisce qua davanti. Io vado a esplorare un attimo il coso, la casetta della witch. Metti caso che trovo qualcosa. Vediamo, io spero pure di ritrovare la witch, che voglio svitarle la testa. Sempre che sia fattibile, tra l'altro. È quello che mi preoccupa, che non credo che sia fattibile. Sta merda, oh. Ma poi hai capito, da schifo umano, proprio tipo, io la mia parte l'ho fatta, l'occhio te l'ho tolto, ma come? Scusi. Ma noi ci eravamo accordati in maniera diversa, signore. Ah, ok, ho trovato. C'è una botola?
C'è una segreta, vieni. Ah. Do io. Hai visto che c'è il fuoco che avevo spento? Ah, ecco, qua dietro, figo. Ah. Tu hai deciso di riaccendere. Ma come che... No, dove... What? No, metti la telecamera su di te. Cioè, proprio zoom in. Ah, ok, sì. Poi possiamo scendere giù. Aspetta, però c'è... Ah, no, never mind. C'era sto buco qua che sembrava portare da qualche parte, invece ho mentito. Sì, ma se noi scendiamo, può scendere anche la telecamera con noi o rimaniamo... Sì, vai, scendi, che stai tranquillo. Ah, perché proprio fa il caricamento. E questa è casa di quella merdissima... Ma ha preso pure i tizi, mi sa. Vai. Andiamo un po'. Secondo me ha preso pure i tizi. Magron. You are as thick as they come, sweetness. Dice che ci abbiamo la testolina dura. Quell'occhio. E vedi, quindi lei vede dai nostri occhi. Non sei invitato, questo è il mio parco giochini. Vai fuori. Dov'è Marina? Oppure no, facciamo la seconda, proprio imbruttiti, che dici? Penso che faccio una passeggiata, rimarrò un po'. Vattene o finirai nello stufato di stasera. No, l'ha uccisa Marina. Sta già marinando. Ma no. C'è anche un certo Lorin. Dice Magron. Lorin, questo sta tutto impazzito. C'è anche una Gnarled Door. Dice Magron nella testa di Magron. As the presence within the door. C'è una presenza brutta oltre la porta. Not again. Vengo. Dice non può permettere ad altre persone di oltrepassarla. Non di nuovo. Cosa è successo l'ultima volta che ti sei aperta? Images flash. A man cowering. A bag open at his feet. Gold coins. Come che si accovaccia. Denaro. As the hag slices into him. E quest'uomo che viene fatto a pezzi da lag. E stacca. The man's remaining flesh, braccio dopo braccio, gamba dopo gamba. Ah, e l'ha fatto diventare la superficie della porta. Non ho paura di quella strega. Due paladini e un chierico. Questa è una scena che ci appare in mente, che marciano verso la porta. Luccicanti, divini. E caricano dentro la stanza del lag e poi urla di terrore, quindi non gli è andata bene ai due paladini. Che gli diciamo? C'è un'altra possibilità, c'è un'altra via per entrare. Cieli blu, il sole che sorge e la porta dice... Corri. Ah, mi è andato bene. La porta è trasparente. Forse possiamo solo oltrepassarla direttamente? Persuasion. Se ammazzo la strega, sarai libero. Ah! Maledizione. Fear rushes through you as the door shakes. Remembering the hag's smile, it remains firmly closed as the presence huddles within. Che cavolo. E niente, la porta ci ha dato in cu. Beh, parliamo con sto pazzerello qua, vediamo un po' che succede. Ah, ci posso riparlare io se no con la porta. Ah, pure. Don't look, questo è tutto pazzo, è tutto pazzo. Dice, oh, non guardare. Sì, poi bella, gli puoi dire va tutto bene. Scusa. Come fai a dire va tutto bene, va tutto male, sta andando tutto male, non sta messo bene per niente questo. Non devi guardare cosa non devi guardare. Io lo vedo quello che sta per succedere. Io morto, putrido,
Tutto putrido. Io vedo il tuo riflesso. Il futuro. Le ossa che si rompono. I coltelli che vengono girati. I teschi che urlano, Maremma. Non farmi del male. Non ce la fa più. Non ce la fa più. Sei al sicuro con me, te lo giuro. Mostro, no. Vabbè, non vuole. Accaniamo sto coso. Come va con la porta? Cioè, ci vede lui, ha detto che siamo dei Mind Flayer. Sì, però io ho fallito tutto. Nice. Vediamo se ci si può riprovare. Ma che cosa sono questi mirrors, però? L'hai aperta? Non lo so. Ah, ok, non posso salvare. Sì. Ce l'hai fatta? Sì. Nice. Non so, vediamo. A thief who tried to steal from Auntie. Now the good little pet guards my home. Mi sta dicendo non correre dentro. Quindi non, in realtà non sappiamo ancora niente. C'è un uomo di pietra qua che si chiama Efrin, che è pietrificato. Sì, c'è uno morto. C'è un occhio. Un occhio che piange. Watery eye. C'è un teschio. Secondo me c'è qualcosa da risolvere qua, un puzzle, qualcosa, perché c'è questa qui con la testa in mano a un inventario. My darling Macron. She wished for the mind of a genius, but that silly head crushed me. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never failed. C'è lo specchio che ti dice qualcosa. Contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface. C'è una faccia pallida che sbatte sullo specchio, come se volesse uscire. Mi sa che sono tutta gente che ha catturato. Sì. Non mi è convenuto spaccare sto specchio, mi sa. Però valeva la pena provarci, aspetta. No, che ne so, dice che c'era qualcuno che voleva uscire dallo specchio. Io ho detto, vabbè, allora lo spacco e esce, no? What? Perché tutto? Ho caricato un secondo. Scusa, non te l'ho detto, perché avevo spaccato lo specchio e non è successo nulla. Ho detto, no, vabbè, flop. Ma stavi a parlare con qualcosa, no? No, non sapevo che era successo. Ah, ok. E praticamente c'era sto specchio che dice che c'è un viso pallido che appare e che cerca di uscire. Allora ho detto, spacco lo specchio. L'ho rotto e non è successo nulla. Probabilmente ho ucciso quello che ci abitava dentro. È andato male. Allora, eravamo rimasti alla porta. E io ieri, dopo che avevamo quittato, avevo sgamato queste Whispering Masks. Però io ho notato una cosa, che la porta ci aveva detto che potevamo tranquillamente attraversarla. E che la porta diceva, non lo fa. Secondo me, se io clicco attraverso la porta, ci passo. Batabim e batabu. Però le maschere, ho detto, io le pio comunque, che le teniamo per sicurezza. Salviamo, va. Quindi la porta era tutto un trucco. E era qua tutta... è tutta una sella. Cos'è sta cosa? Mask of Terror. C'è un nemico che si chiama Mask of Terror. Forse le maschere ci servono qua. Non lo so, però calcola, io ho miscliccato. Ho cliccato sulla faccia e... Ok, eccomi, vai. Fammela mettere. No, se te la metti vai. Mi sa che vai pazzo. Mi sono mascherato, è partita una cosa. La maschera ti sta bene. Guarda il mondo con occhi freschi. La zietta Ethel ci pensa lei. Mo vediamo che succede. Vedi, no, allora ci avevo preso. La mettiamo a tutti? Direi di no. Puzza sta cosa, dice che puzza. Sei entrato in combat, quindi direi puzza. Che forse è dentro di me. È con voi. È per voi.
è dentro di voi. Nube e luci. Please remove the mask. Sì, mo la tolgo. Pensavo che qua dentro almeno serviva qualcosa. Remove the mask. La rimuovo, apro l'inventario, giuro. Via via. Tolta, tolta. Salvo, eh. C'è una sfera del silence. Vabbè, mo appena usciamo da qua siamo a posto. Questo posto va a scatti come la maremma sbudellata. Ecco fatto. Sono tre Mask of Servitude: Mask of Vengeance, Mask of Servitude e Mask of Terror e Mask of Regret. Beh, mettiamo i nostri tankerinos qua. Uno sta lì, uno sta là. Ce n'è una quarta. Bo 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 bo. Eccala, questo mossale che sbatta leggendario. Pure Ashitois. Bisogna salire dalla maschera del pupazzo lì. Dobbiamo salire da tutti questi. Mi sa che ci tireranno da sopra, ovviamente. Infatti è quella. Guarda che flop di merda. Pure. Ecco, un 8 se l'è preso. Ma è vero? Yo mamma mia, sta andando tutto male. Sta andando tutto male. Esatto, sta andando solo tutto 4 male. 4 HP, fammi tornare indietro. Fammi di tirare qualche trocca. Ok, yeah. Basta. E uno è morto. Dai, dai. È fatta, è fatta. Mazza, ma quanto gli ho levato? C'aveva tipo 8000 HP, è imploso. Ti hanno buttato giù. Ah, è Shadow Paola. Che lei è tipo il personaggio più utile che ci avevamo qua in mezzo. Questo ti ha tirato una breccola. Questo ha tirato un sasso. La tiro su con lei, che dici? Sì, si può fare. Attento che c'è il veleno però. Sì. C'è una pozione, qualcosa. Eh sì, ma se uso la pozione, aspetta, non credo che. Ah no, però questa dovrebbe essere un'azione veloce, sì. Sì, la pozione è un'azione bonus. No, è in azione azione, sui salti e ste cose qua che sono azioni in più. La metto qua all'angolo, voglio vedere se riesco a sopravvivere. Ah, si è trattenuto dal corpo, ottimo. Meno male. Allora, andiamo con solo riesco. Arrivo! Ah, attacco prima di te. Perché ci sono high chances che se lo... Bah! Mamma mia che crocca. Ah no, hai calcolato, tipo... Ah, io sono messo male. Devi fare un giochino strano, tu. Vedi se riesci a saltare sulla roccia di sinistra, dove c'è il tipo impazzito. Quello che stavo cercando di capire se riuscivo. Non credo che c'ho enough space, mi dice. Dopo dobbiamo fare pure lag, ma se ci conviene riposare, perché questa... A parte probabilmente attaccherà instant e ci farà il culo come... Come una staccia, vediamo. Io salto in avanti. Per colpirlo. O se no, scusa, colpisci quell'altro che sta davanti il maghetto, la Mask of Servitude. Pure quella non è male. Ah no, se ce l'hai, mo il tiro. Yabagabi. Bim. Hai lisciato? Sì, probabilmente muoio. What? No, io ho fatto l'attacco d'opportunità. Cosa? Che sa che ti sei ingaggiato. E sti sassi di merda. Yabba gabibbo gabibbo. Ho 5 HP di bonus e passo. Allora lei, direi che è ora che si cura da sola. No, però tu stai messo una chiavica, famo così, va.